giudica con telefonate in diretta. Buongiorno, 29 aprile 2019, ore 8:15, siamo su Svegliati Avvocatura e dopo questo lungo ponte di vacanze ci risentiamo. Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. E ancora buongiorno, sono Angelo Marzo dalla postazione virtuale di Vicenza, in con me in regia Ornella Sala da Roma e invece da Barletta il collega e amico Domenico Monterisi. Ciao Angelo, ciao Ornella e buona settimana ai nostri ascoltatori. Allora Domenico, oggi mandiamo una intervista fatta da te al professore e collega Bruno Sassani sulla riforma o non riforma, o su, insomma sulle aspettative della riforma del processo civile, e poi sempre in materia universitaria manderemo un'intervista del professor Guido Saraceni, noto ai maggiori, nei maggiori social per la sua vena ironica. Questa volta ci parlerà di una sua attività proprio in relazione alla cattiveria che i contraddittori abbastanza forti che ci sono sui social, lui ci invita invece a leggere. Parleremo di letteratura. Allora, a te per presentare la prima intervista. Sì, Bruno Sassani ci parla della riforma del processo civile che ormai è alle porte, perché oggi proprio c'è un'ANSA che dice che il ministro Bonafede ha detto di essere pronto a presentare al Consiglio dei Ministri prossimo la riforma appunto del processo. E Bruno Sassani esprime un'opinione che è comune a molti degli operatori del diritto e del processo, e cioè che è inutile intervenire ancora una volta sulle regole processuali, quello che mancano sono i denari, i magistrati e le strutture. Sentiamo senz'altro il contributo di Bruno Sassani. Hai qualcosa da dire? Contattaci 331 309 7852. Le interviste in diretta di Uslo Web Radio. Ai microfoni della radio dell'avvocatura il professor Bruno Sassani, notissimo docente di procedura civile. Professore, allora, un'ulteriore riforma della procedura civile, ma ieri dai lavori del convegno è emerso che forse tutta questa necessità di mettere ancora mano al processo per velocizzarlo non c'è. No, non forse, sicuramente, perché ormai assistiamo da 30 anni a tentativi ripetuti, continui, di velocizzazione del processo civile che noi operatori non vediamo, quindi molto probabilmente, anzi sicuramente, il tema non è la norma processuale, la norma buona e la norma cattiva, ma evidentemente il problema va cercato a monte in altre cose, in problemi strutturali, problemi culturali più generali. Quindi è inutile, assolutamente inutile stare lì a modificare norme che funzionano o non funzionano, ma è altrettanto sicuro che nuove norme si comporteranno allo stesso modo, funzioneranno o non funzioneranno. Evidentemente il tema della lunghezza del processo civile è un tema che non va affrontato modificando continuamente le norme processuali, anche perché questo produce solo confusione, timore negli interpreti, confusione di leggi. Insomma, io personalmente, al di là di doverosi ritocchi di manutenzione ordinaria della procedura, non andrei. Mi pare che anche il professor Consolo accennasse a questo, quasi tutti qualche norma va dettagliata meglio, certamente, però noi assistiamo continuamente, senza sperare che però il processo vada troppo veloce, perché non andrà. Ma non andrà, perché anche con tutta la buona volontà il miglior giudice del mondo non potrà decidere da oggi per domani, perché ha il suo bravo ruolo di migliaia di cause. Se non affrontiamo il nodo da questo punto di vista, evidentemente ci divertiamo semplicemente e ci incontriamo nei convegni per turismo processuale, ma non... Ma infatti ieri forse è stato un convegno più sociologico che giuridico, perché obiettivamente abbiamo detto di tutto sul processo, molto. Poi ovviamente tutto si può migliorare, si capisce bene anche l'ansia dell'avvocatura di partecipare, di impedire che altri facciano
lavoro, un lavoro che scempio, e ovviamente, però non ci illudiamo, insomma, perché da 30 anni stiamo combattendo con questo mostro. Professore, io faccio l'avvocato da 30 anni, lì fa il professore da 30 anni. Ma faccio anche l'avvocato. Oltre che l'avvocato. Sentiremo la mancanza della citazione, a prescindere dalla nostalgia, diciamo. Da un punto di vista anche, diciamo, pratico e anche scientifico. Secondo me sì, perché la citazione permette probabilmente di spalmare i problemi, diciamo, c'è un calcio d'inizio che deve essere ben dato per poter poi giocare bene la partita, e la citazione si presta molto meglio di altre soluzioni. Quindi io questa guerra la citazione ritengo, si pensa che il ricorso renda più veloci le cose, ma anche questa è un'illusione. Certo. Basta fissare la prima udienza. Abbiamo visto, basta fissare allora il rito societario aveva dei difetti, per carità, però voleva un'udienza che si fissasse subito nel momento in cui una delle parti chiudeva. Che cosa è successo? Che la fissavano a 2 anni, e quindi era ucciso sul nascere il rito societario, e quindi anche il ricorso. Il problema è il collo di bottiglia. Dove mi si forma? All'inizio, al centro o alla fine? Il collo di bottiglia non dipende dalla norma processuale, noi possiamo solo spostarlo. All'inizio, al centro. Tra l'altro, il ricorso pone dei problemi anche di natura sostanziale, perché abbiamo il problema sia della prescrizione per le azioni costitutive, sia poi il problema della trascrizione. Cominceremo ad avere a problemi che noi non sentiamo bisogno, cominceremo a creare nuovi problemi. Bene, professore, grazie, la ringrazio, grazie, gentilissimo. Grazie. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. Diceva Cesare Pavese che la letteratura è una difesa contro le offese della vita, e proprio contro, invece questa volta, contro le offese dei social, contro il linguaggio scurrile dei social, il professor Guido Saraceni ha messo in onda, perché è un canale YouTube, si chiama 101 libri, e si parlerà di letteratura, si parlerà di libri, di alcune pagine di libri letti e di una informazione a leggere di più. Ascoltiamo Guido Saraceni. Siamo in diretta sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradiouslow.it. Le interviste in diretta di Uslow Web Radio. Buongiorno al professor Guido Saraceni. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Uslow Radio. Allora, professore, hai postato su Facebook, ma anche sul blog, l'iniziativa che si chiama 101 libri per stimolare la letteratura, o per stimolare meglio la lettura di libri. In che cosa consiste questa iniziativa? Perché e come è coinvolta anche la pagina Facebook da questa iniziativa? Guarda, è un'iniziativa che nasce da qualcosa di concreto, di reale, perché a Teramo mi hanno invitato qualche tempo fa a partecipare a un'iniziativa culturale che si chiama Lectus, per cui le persone portano un libro in un luogo che viene scelto, che può essere un teatro, che può essere una piazza, e poi leggono alcune pagine, 5 minuti, non di più, di quel libro. Ecco. E partecipando a questa iniziativa Lectus ho pensato che avrebbe potuto essere la stessa identica cosa, un buon uso del mio canale YouTube, perché oltre alla pagina pubblica su Facebook ho un blog e curo anche un mio canale YouTube, che era rimasto un po' indietro perché sinceramente il fatto di fare video non è proprio la mia passione, ecco. Io me la cavo meglio a scrivere sui blog, insomma, sì. E quindi per provare a diffondere l'amore per la lettura, per la letteratura, per la cultura, sui social, su canali che insomma normalmente sono invasi da contenuti aggressivi, violenti, polemici, ho pensato che fosse il caso di iniziare a fare dei brevissimi video, massimo 3-4 minuti, in cui leggo alcune pagine di romanzi che mi sono piaciuti, che insomma propongo ai miei follower. E devo dire che questa iniziativa sta avendo un buon successo, non me l'aspettavo, ecco, tutto sommato dal riscontro che ho.
insomma, pare che stiano apprezzando. Posso chiedere se provocatoriamente, visto che spesso sotto i tuoi post, o meglio i tuoi post, sono affidati ad una raffinata ironia che io personalmente apprezzo moltissimo e sotto le quali vedo da apprezzamenti a blasfemie, così, se la letteratura può essere un veicolo per risocializzarci e per portarci verso contenuti più garbatamente contraddittori? Ti ringrazio intanto per l'apprezzamento nei confronti dei post, per l'ironia che c'è nei post, e questa tua interpretazione mi piace molto. Io spero che sia così, cioè spero che ci sia una forza, un'efficacia pedagogica nell'arte, e che riempire i social di arte, cioè far passare ogni tanto il quadro sulla propria pagina piuttosto che la citazione, piuttosto che appunto in questo caso la lettura di libri, possa servire a cambiare un po' l'uso, no? Che tutti facciamo dei social, sì. Perché va bene la polemica, va bene il confronto, per carità, però come tu sai e come hai detto giustamente, spesso si passa il segno, no? Anche a livello legale, se insomma vogliamo dirlo, dovremmo un po', no? Ricordare a tutti che esiste la diffamazione, che si può commettere questo reato anche a mezzo Facebook, no? Che l'ingiuria sia stata penalizzata, ma non per questo la gente si può permettere di dirne di tutti i colori, cioè, quindi bisogna secondo me un po' educare le persone a un uso consapevole dei social network, fare educazione civica digitale se vuoi, che è quello che fai tu anche, no? Nel tuo canale. Assolutamente, e far capire che è meglio mettere un like a un libro che un like ad un attacco, diciamo, di social, perché anche il like comporta i concorsi nella diffamazione. Addirittura, c'è giurisprudenza, non tu lo sai, l'avrete commentato, cioè è impressionante il fatto che il like possa portare a una condanna, a una causa, perché certo. Io lo stavo guardando, ho messo un like, però poi dopo viene considerato un'adesione a quel contenuto, lo stai facendo tuo, addirittura magari l'hai ripubblicato, e allora ovviamente può avere delle conseguenze. Il libro può piacerti o non può piacerti, ma insomma, ecco, tutto sommato lì si dovrebbe evitare qualsiasi tipo di polemica. Io il massimo di polemico che ho avuto in questi giorni, ormai sono alla settima settimana di questo progetto, Il massimo di polemica è stata che a un certo punto mi ha scritto una signora, dice: professore, il progetto è bellissimo, posso chiedere per favore di aggiungere il nome del traduttore in italiano, se l'opera è straniera, perché a noi traduttori non ci pensa mai nessuno. Dico: va bene, signora, io adesso metterò anche il nome del traduttore, ecco, questo è il massimo. Quindi, cioè, dovrebbe essere un progetto in sé, diciamo, estraneo alle polemiche, quindi ecologico, se vuoi, di ecologia della mente e della comunicazione, no? Bellissimo, l'ecologia della mente. E l'ecologia della mente, la letteratura, i libri che proponi sono ovviamente romanzi, immagino, al momento, no? E sono romanzi che fanno parte della tua biblioteca? Sì, essenzialmente sono romanzi che ho letto, che mi sono piaciuti, che io peraltro ho un romanzo in uscita, cioè uscirà adesso fine maggio il mio primo romanzo, e quindi leggerò forse anche quello più avanti, insomma. E come si chiama il tuo romanzo? E per ora c'è ancora da parte della casa editrice, che spero di poter dire alla casa editrice, che si chiama Sperling & Kupfer, la casa editrice. Usciamo a fine maggio con questo romanzo per la Sperling, e diciamo che stiamo preparando la prima uscita, tutto quanto, mi dicono che il titolo ancora non può essere, però insomma su qualche sito già si trova in realtà. Mi farà piacere sentirti anche allora, magari quando uscirà il libro, sentire così la tua recensione sul tuo stesso libro, così sentiamo di cosa parla, va bene? Ti ringrazio. Allora, per il momento, professore, una buona giornata e grazie per la tua piacevole intervista. Grazie a te, avvocato, è stato un piacere, un saluto a tutti quanti i tuoi ascoltatori, insomma, quando vuoi ci sentiamo. Benissimo, grazie. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. Riprendiamo la linea da studio soltanto per i saluti di una buona settimana, anche se avremo per fortuna, dico io, un ulteriore giorno di ponte, l'ultimo ponte prima di giugno.
e quindi un saluto a tutti i lavoratori che festeggiano appunto il primo maggio e in particolar modo i lavoratori autonomi come gli avvocati che qualche volta anche i giorni festivi vanno allo studio. Ciao Angelo, ciao Ornella e saluti a tutti. Saluto anche io Domenico, saluto Ornella e prima di salutare tutti i radioascoltatori il mio aforisma: la letteratura è l'antidoto permanente alla legge della giungla. Iosif Brodsky. E con questo è tutto, buona udienza a tutti. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.